Benvenuti a Shamarama, il luogo di lavoro dello sciamano. Arte sciamanica per la crescita spirituale. La ricerca sciamanica nei boschi. Vi è mai capitato di sognare di trovarvi in un luogo conosciuto, molto simile alla realtà, ma dove notate oggetti che non sembrano appartenere al mondo ordinario conosciuto? Se li notate, vi potreste rendere conto che state sognando e che l'oggetto ha una strana luminosità e sembra risaltare sul resto dell'ambiente. Nella caccia sciamanica può succedere che si verifichi una situazione molto simile, ma durante la veglia. Stiamo camminando in un bosco quando la nostra attenzione viene risvegliata da un animale che ha uno strano comportamento, come ad esempio una lucertola fuori stagione, oppure una penna molto luminosa si fa notare, o un suono d'acqua lontano sembra improvvisamente molto forte e ci indica una direzione da seguire. Lo sciamano si lascia fluire in questa realtà perché è certo che questi segnali lo porteranno a trovare la preda che sta cacciando. Lo sciamano in un sogno lucido ha visto un oggetto di potere che vuole portare sul piano della realtà materiale, oggettiva. Egli sa che quell'oggetto magico sarà utile per risolvere una situazione complicata di qualcuno che si è rivolto a lui per un supporto. Spesso è l'oggetto sciamanico che vuole essere creato, ancor prima che il suo uso sia richiesto. Perché, essendo nel non tempo, viene attratto dalla materialità per essere soluzione ad un problema futuro. Quando la caccia inizia, non sempre si ha la certezza quale erba, corteccia o resina saranno la preda. La certezza è che sarà perfettamente riconoscibile quando la si vedrà, in quanto risalterà per la sua aura luminosa inconfondibile. A volte uno strumento sciamanico è composto da oggetti energetici raccolti nell'arco di molti mesi. Il tempo non è lineare e spesso il dopo viene prima. Nello sciamanesimo l'effetto può creare la causa. In momenti particolari è indispensabile ringraziare tutte le forze che collaborano alla caccia con offerte molto semplici, accendendo un piccolo fuoco e bruciando essenze profumate. La comunione dello sciamano con l'ambiente vivo, ogni cosa è viva, anche le pietre e i manufatti umani, è la strada per la giusta azione. Ringrazio le forze della natura che partecipano al mio viaggio sciamanico. Ringrazio chi segue questo canale. Iscrivetevi per rimanere in contatto e seguire questa fantastica esperienza. Scrivete nei commenti le vostre domande. Nella info box qui sotto trovate i miei canali social e molte altre informazioni. A presto e buona visione.